Io non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello. La voce, la parola, Dio, che confusione. Mi tagliano il reggiseno, mi tagliano anche la pelle. In superficie, nella perizia medica, misureranno 21 centimetri. Quello che è inginocchiato tra le mie gambe ora mi prende i seni. A piene mani le sento gelide sopra le bruciature. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, sento che si struscia contro la mia schiena. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una gamba sola, una scarpa sola. Ora uno mi entra dentro, mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma, sono di pietra, muoviti puttana, devi farmi godere il turno del secondo. Una sigaretta dietro l'altra, muoviti puttana, devi farmi godere. La lametta che è servita per il golf mi passa sulla faccia una, più volte non sento se mi taglia o se non mi taglia. Muoviti puttana, devi farmi godere, è il turno del terzo. Il sangue dalle guance mi colla le orecchie, muoviti puttana, devi farmi godere. Sto morendo, riesco a dire. Mi mettono la giacca, mi spaccano gli occhiali e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere e se ne va. Mi sento male, proprio nel senso che mi sento svenire, e non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per lo schifo, per le mille spettate che mi sono prese nel cervello, per quello che mi sento uscire. Poi, senza neanche accorgermene, mi ritrovo all'improvviso davanti al palazzo della questura. Sto appoggiata al muro della casa di fronte, non so per quanto tempo, a guardarmi quell'ingresso, le persone che vanno, che vengono, i poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora. Penso alle domande, penso ai mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso, poi mi decido. Vado a casa, lì denuncerò domani.